Faccio spesso questo gesto, cari amici, perché semplicemente indica la serata che noi seguiamo. Su Rete Montreal in metropoli dal 1 novembre del 1936 al 1 novembre 2014, ossia oggi, 78 anni di storia che si esprimono anche in un gala che la Casa d'Italia stavolta tiene qui al Madison. Una serata magnifica che si preannuncia davvero splendida all'italiana. Vogliamo incontrare tutti coloro che hanno scritto una pagina di storia in questo luogo. Lo faremo ovviamente con i responsabili della Casa d'Italia, ma anche con quegli invitati che magari ci faranno scoprire un'Italia che cambia giorno dopo giorno. Iniziamo la nostra serata su Rete Montreal in metropoli nel 78esimo gala della Casa d'Italia in compagnia della Presidente Angela Minicucci. Angela, che è in carica in qualità di Presidente da diversi anni, sei al tuo quarto gala in questa funzione. Già 4 anni, sì, infatti. Hai stupito tutti in quell'occasione, perché mi ricordo i commenti: spettacolo, bellissimo, bellissimo speech, insomma, fosti una bella sorpresa. Adesso non lo sei più, anche oggi, stasera, 6 minuti di speech dove hai toccato tutte le corde sensibili degli italo-canadesi. Infatti la serata è veramente per loro, è per gli immigranti, quindi è un momento dove si racconta la storia, perché tanti raccontano la storia dell'immigrante, però si parla delle belle cose. E omettiamo di dire le cose giuste che fanno male, le cose, la realtà dei sacrifici, però non vorrei anche dire che l'immigrante è solo sacrifici. Per tutto ciò che hanno fatto, il percorso della loro vita, oggi si parla dell'integrazione, quindi non si parla di sacrificio ma di vittoria. La vittoria arriva sempre dopo una battaglia, a volte dopo una guerra. Hai fatto riferimento a delle citazioni di situazioni che si sono verificate all'interno della società canadese di allora, dove gli italiani erano considerati quasi alla stregua di animali. Sì, lo erano. Infatti nel giornale La Presse infatti scrisse che l'immigrazione italiana au Québec c'était la vermine au Québec. Una cosa pesante, veramente. Però di tutto questo io ritengo che gli italiani sono stati bravissimi, nel senso di dire che anche se c'era discriminazione, hanno mantenuto questo onore, questa fede in sé di andare avanti, di non ribellarsi, ma di dimostrare il loro successo in un modo essendo la migliore vengeance. La vendetta. Infatti, quindi questo è stato una cosa importante. Beh, gli italiani hanno dimostrato soprattutto che attraverso la determinazione, il sacrificio a cui facevi riferimento e la capacità di ritagliarsi uno spazio in una società che era completamente nuova, in société d'accueil, che insomma di accoglienza aveva ben poco a quei tempi. Un'accoglienza relativa, perché bisogna anche capire nella storia che l'immigrazione importante, la grande ondata di migranti del dopoguerra, non erano al corrente di come gli italiani di Montreal sono stati trattati durante la seconda guerra. Quindi l'arrivo di questi italiani del dopoguerra hanno ricevuto un'accoglienza relativa, che infatti non si davano alloggi a queste persone italiane, i figli non andavano a scuola francese, solo erano mandati alla scuola inglese. È un razzismo in un modo tranquillo, ma comunque evidente. Penso che gli italiani erano uniti e forti, nel senso che si mantenevano uniti con la famiglia, quindi questo appoggio che avevano tra di loro gli davano coraggio di andare avanti e dire va bene, comunque supereremo tutto questo che sta andando avanti. Ecco di che parlo della loro vittoria. Una vittoria che è anche un segno della capacità degli italiani di essere intergenerazionali, di trasmettere in linea diretta e non necessariamente soltanto in linea diretta tutti quei valori che ci contraddistinguono. Infatti la loro vita, cioè l'insegnamento tra i loro esempi della loro vita, ci hanno insegnato di non abbandonare,
di non mollare, ecco, di essere tenace, di essere rispettuosi, di avere un onore. E questo penso che dà proprio un valore importante che si insegna soltanto da genitore ai figli. Tra l'altro è una cosa banale, però siamo in una serata di gala. Avresti mai immaginato che negli anni 45-50, quando gli italiani hanno inondato in un certo senso con la loro immigrazione questa città, questa provincia, questo paese, ci saremmo ritrovati a festeggiare in un modo di alta classe? Sì, c'era una foto che abbiamo fatto vedere prima dai nostri archivi, che era un banchetto del 1935. Si vede quel banchetto che è favoloso, di un'eleganza incredibile. Gli italiani di Montreal prima della seconda guerra era una cosa favolosa. La colonia italiana aveva una qualità di gente favolosa, di alta qualità, e di questo non se ne parla. Invece, dato che il numero di gente era talmente alto dopo il dopoguerra, pensano che gli italiani erano quelli che sono arrivati proprio affamati di una vita difficile. Invece no, una qualità di persone non era così. No. Beh, stasera quanti siamo? Siamo 420. Siamo un bel numero. Bellissimo numero, siamo contentissimi, particolarmente che ci sono almeno 50, perché vedo 5 tavoli. 50 persone, giovanissima, tra i 18 e 30 anni. Ecco, voglio, prima di chiudere, in effetti volevo fare cenno anche a questo bellissimo video della Mika, che credo che sia stato una bella novità, una fresca novità fra le tante cose che abbiamo visto nel corso degli anni. Veramente mi ha molto molto toccato, perché parlavamo del muro della memoria durante l'estate e questi giovani hanno sentito questo progetto e si sono avvicinati loro, hanno detto cosa possiamo fare. Quindi, parlando del progetto, questa ragazza Andarla del Negro si è fatto avanti e ha detto: io mi interesso di fare qualcosa, propongo di fare questo video che parlerà del muro della memoria. E ti dico la verità, ho detto va bene, se tu te la senti capace di farlo, vai avanti. E non ho più sentito notizia, pensavo che mollava, pensavo che forse, no, non perché non era capace, ma pensavo è un progetto, gli impegni, le scuole, il lavoro, pensavo che forse questo sarebbe una cosa troppo difficile, perché gli ho detto deve essere finito per il 1 novembre, ha detto sì, non ti preoccupi. Quindi ho avuto notizia giovedì dicendo è finito, e ho detto vorrei vederlo, e ha detto mi fai fiducia, ha detto sì, ti faccio fiducia, ha detto quindi lasciamo così. È la prima volta che ho visto il video stasera. Ecco, allora tu l'hai visto proprio stasera come tutti, quindi non hai potuto neanche visionarlo prima. Come tutti, veramente l'unica persona che l'ha visto era Antonio Minicucci del Consiglio, e mi ha detto Angela ti puoi fidare che è un bel lavoro. E qual è stata la prima reazione dopo che l'hai visto? Un'emozione enorme, enorme. Un'emozione, ricordo la vita di tutti noi, con i nostri nonni, i nostri genitori, un valore enorme di queste persone. Posposto in tempi moderni, proprio questa esperienza del video torna a farci comprendere il concetto del non mollare. Di non mollare, sì, hai ragione, bravo. Piccola cosa però rientra nel contesto. Ecco, hai ragione. Allora, siamo al minutino finale, sempre quello che ci fa correre verso i saluti. Cosa vuoi dire a tutti gli italiani che ci stanno seguendo su Rete Montreal? La Casa d'Italia continuerà per sempre a raccontare la storia degli immigranti italiani, e gli auguriamo proprio che questo insegnamento del nostro retaggio rimane per sempre. Insomma, è una missione. Una missione, rimaniamo italiani. Una bella missione. Grazie. Grazie Angela Minicucci, presidente della Casa d'Italia, e secondo me non ha nessunissima intenzione di andare in pensione prima di un quarto di secolo, perché di cose da realizzare ce ne sono ancora tante, sicuramente, e da ricordare. Grazie Angela. Niente, grazie a te. Restate con noi, perché questo è soltanto l'inizio del viaggio, il nostro biglietto è stato appena staccato. A tra poco. We'll be right back.
Filippo Lattuca. Sono venuto qui in Canada nel 1963, nel mese di febbraio. Ho trovato la neve. Tanta neve. As little kids, they used to sit us on their laps and speak from their seats at the head of the dining room table and tell us their stories. You remember. They came here with nothing but a few dollars to their name and hope for a better future. Some came alone. Some came to be reunited with their families. A risk is what they all took, leaving everything they knew and loved behind. They remember. Halifax, Nova Scotia, Pier 21, sometime around 1959. It wasn't easy. Many were poor. They worked day and night, and sometimes the only place they could sleep was in a cramped bed or down on the floor. They remember. But they thrived. They became entrepreneurs, they became athletes, artists, doctors, television stars, and radio personalities. They built the buildings around you, the houses you live in, the roads you and your children walk on. In fact, their sacrifices helped build one of the most prominent communities in Canada. One whose contribution is seen, felt, and recognized by all. But who are they? What are their names? What are their stories? We've come a long way. We have a lot to be proud of. But at the center of any community are families, and at the center of those are individuals. Incredible ones. Help tell your story. Support the Casa d'Italia's Wall of Memories and become part of history. Because you remember, they remember, but let us all never forget. Ho trovato la neve. Tanta neve. Perfetto. Che? Finito. Hai preso i fiori? Sì, ho tutto preso. Questi sono importanti, perché sono belle, guarda. Nice. Una nota emozionale stasera è stata quella del video che abbiamo potuto ammirare sulla continuità della cultura italo-canadese qui in Canada, a Montreal. E la protagonista è questa ragazza che ho al mio fianco, Andarla Del Negro Jennings, ha il cognome già più lungo del mio, è un primato, complimenti. Grazie, grazie mille. Come hai pensato a questa cosa? Come ti è venuta in mente? Allora, Angela un giorno è venuto alla Casa d'Italia a vedere l'associazione Mica e parlare un poco e mi ha parlato del muro della memoria. E poi sono ritornata a casa e non lo so come è arrivata, ma mi sono seduta e ho avuto un po' di ispirazione e ho scritto il text. Il copione. Il copione. E dopo sono andata a vedere Angela con il copione. Con l'idea. Con l'idea. E ho detto
posso, if I could do a video, sorry, if I could do a video with this text that I had written. And I wrote an entire script, you know, with the scenes that I was thinking of and everything, and asked if she would be okay with me doing this for the Wall of Memories, because I was very inspired by it. And she said, absolutely, go ahead, enjoy yourself. And that's how it happened. And I've been doing it on and off. I now live in New York. I've been doing it on and off ever since. You've done a beautiful work, job. Yes, I work, yeah. Well, I study journalism, that's my background, but I've been working in documentary film in New York for a director. So I know a lot about film, I know a lot about videography and etc. So that was kind of like bringing all my skills together, because the people who you see in the video are real people. It's a real couple, it's a real family, so to speak. So it's not fictive. So it's very much documentary based. We know the actors there. Yeah, we know the actors. They're all part of Mika, actually. And without them showing up that day, I would have not have been able to make this video. So I thank them 1,000 times for showing up, because when you're doing something on very little budget, and it's hard to guarantee that people will actually show up on time, take the video and the project that you're doing seriously and be involved, where I had no problems with them. They showed up on time, they brought their nieces and nephews, they ate, they had fun, it was incredible. It was so much fun. Veramente bello, complimenti Andarla, avete avuto un'ottima idea e questo vi farà ricordare a lungo dai più anziani che sono qui dentro. Avete sentito qualche commento? Sì, ho sentito qualche commento, ho veduto qualche occhi. Oh, qualche lacrimuccia. Qualche lacrimuccia anche. It was a bit my intention, I won't lie. I definitely did want to hit an emotional chord with people, because immigration is a very emotional thing. And what we've accomplished as a community is also extremely emotional. It's a beautiful thing. So I did definitely want that to resonate with whoever was watching it in the room. What do you think about the future of the Italian community here? I think it will only grow. I think it would grow, it will especially grow if we continue to keep the old traditions that we have, if we remember our past as well, because that is extremely important in order to move forward in the future. So respecting and acknowledging our past will make us become great and even better actually in the future. But I only think there will be great things for the Italian community, because already in about 100 years we've built this city with our bare hands. We've done incredible things. So thank you very much. Grazie mille. Siamo ai saluti. Non posso che ringraziarti, farti i complimenti, Andarla, siete stati bravissimi. Sorry I couldn't speak more in Italian. Grazie, buonasera. Ciao. Grazie Andarla, resta con noi. Una brillante ragazza del MICA, di questa associazione che riunisce degli italiani di origine, diciamo proprio provenienti dall'Italia, e dei canadesi di origine italiana. Alla prossima! Alla prossima! Abbiamo appena salutato Andarla del Negro Jennings e abbiamo una ragazza col cognome a metà. Sabrina Mercuri, come va? Bene, bene Marco, che piacere che ci rivediamo. Ti ricordi la panchina della piccola Italia dove abbiamo fatto una bellissima chiacchierata? Sabrina, per chi non se lo ricordasse, è la vicepresidente del MICA, la Montreal Young Italian Canadian Association. Ho detto bene? Sì, esatto. Meno male, il mio tedesco funziona sempre. Sabrina, so che dobbiamo quasi urlare perché qui c'è festa. Il video è stato veramente carino, ti abbiamo visto nella veste di attrice. Di attrice no, però sono una carissima amica di Andarla, lavoriamo insieme, siamo entrambi, facciamo parte del comitato di MICA, quindi la Casa d'Italia le ha chiesto di far parte di questo progetto, allora anche noi l'abbiamo aiutata. Vi siete divertiti a fare questo video? Tanto, tanto, una giornata intera, però veramente tutto il lavoro è stato Andarla, noi siamo stati lì per aiutarla, però lei è stata proprio la persona dietro il masterpiece, diciamo. Sabrina, hai sentito il discorso di Angela Micucci? È stato molto bello, molto toccante. Cosa pensi tu da giovane canadese di origine italiana riguardo all'immigrazione? Senti, io mi sono cresciuta in una famiglia dove i miei genitori sono arrivati negli anni 60, quindi tutte quelle storie, sentivo quelle storie tutti i giorni.
la mia vita è così. Mio padre che mi diceva che è arrivato senza niente, non avevano soldi, mia mamma anche ha dovuto iniziare a lavorare subito, e credo che siano queste storie che conosciamo tutti. Sono storie che fanno parte della nostra cultura, e la cultura italiana a Montreal, no? Però non soltanto per gli italiani, anche per, diciamo, i portoghesi che sono arrivati, per un po' di tutti gli immigranti negli anni 60. E abbiamo bisogno di queste storie, abbiamo bisogno di queste storie e di ascoltare e di continuare a raccontare queste storie alle nostre famiglie. Senti, tu, se non ricordo male, hai vissuto in Italia un poco di tempo, hai studiato, sì, hai lavorato lì. Sì, esatto. Ecco, quindi dell'Italia conosci anche i pregi e i difetti in un certo senso. Sì. Lasciamo perdere i difetti, parliamo solo dei pregi, va bene? Allora, qual è un pregio che manca qui da italiani, per esempio? Che manca di italiani? Non lo so. Quello che vedo io è che abbiamo tenuto tutte le tradizioni, e forse in Italia non l'hanno tenuto, non le hanno tenuti, non so perché, forse loro hanno continuato a cambiare un po' la loro cultura, dove noi non abbiamo avuto la scelta di tenerla. Forse questo è qualcosa che manca in Italia. Ecco, poi tra l'altro non so se hai notato anche un po' l'abbandono del dialetto, l'italiano in Italia questo si sta standardizzando. Sì, sì, ovviamente un po' più nel nord, perché io sono calabrese e ancora lo teniamo. In mia famiglia, anche giù, ancora si parla. Parlate calabrese in famiglia? A casa, in Calabria, anche i miei cugini che abitano in Svizzera ancora lo parlano. Però è una cosa proprio di cultura. Magari nel nord, che ho vissuto lì, ho notato che l'hanno perso tanto. Bisogna recuperare queste radici, perché altrimenti poi è uno dei compiti, delle missioni del MICA. Sì, esatto. Poi lingua e cultura, quindi abbiamo bisogno non soltanto di tenere la lingua italiana, però secondo me è anche molto importante tenere il dialetto, perché quello è veramente diciamo il punto di riferimento. 30 secondi per salutarci, in bocca al lupo al MICA, anche a te Sabina, buon lavoro. Grazie, grazie. Abbiamo un evento la settimana prossima, l'8 novembre. Forse noi non ce la faremo ad esservi utili, perché andiamo in onda probabilmente un po' più tardi, ma buon lavoro lo stesso. Grazie, grazie. Ciao Sabina. Ciao. Difficile con questo frastuono, non so, annunciare una signora della pace, del raccoglimento come te, ma anche con il nervo, con la brillantezza che ti contraddistinguono. Sono Angela, come stai? Beh, io sto benissimo, spero che è la stessa cosa per te. Assolutamente sì, soprattutto quando abbiamo la fortuna di rivederci, e stasera la Casa d'Italia ce ne ha dato l'opportunità. Suor Angèle, io spesso mi chiedo dove trova la forza di essere sempre così energica. Ah, bisogna contare, vivere il momento presente, non mettere le energie prima di dopo. Vivere il momento presente, e quello ci aiuta a continuare. Però la gente sono talmente gentili che loro mi danno l'energia, che vuoi che te lo dica io? Il famoso carpe diem, come dicevano i latini. Assolutamente, assolutamente. Ma 78 anni della Casa d'Italia è una cosa da pensare, tutti questi italiani che hanno passato per di là. Beh, 78 anni che si fa anche questo gala, ma il gala è l'espressione di una serata che conclude l'anno. Giustamente sono tantissimi gli anni che sono passati dall'apertura della Casa d'Italia. Te la ricordi la prima volta che hai incontrato, sei andata materialmente a vedere la Casa d'Italia? Beh, sicuro mi ricordo, ma naturalmente mica tanti anni fa, prima no. E quando è stata rinnovata sono entrata, e la cosa che mi ha stato impressa è che tutti, nessuno parlava italiano altro che inglese. Hai detto, perché è la Casa d'Italia? Allora ho detto, ma guarda un po', e non capivo questa cosa, ma è sicuro che quando hanno spiegato che i primi che arrivavano qui andavano nelle scuole inglesi,
allora ho capito la storia. C'è sempre una spiegazione dietro una realtà. È giusto, però quando si è 60 anni che sono qui, ho visto il cambiamento, tutto quello che gli italiani hanno fatto al Quebec. E veramente dobbiamo, al Quebec deve, noi siamo riconoscenti faccia al Quebec, ma anche il Quebec deve essere riconoscente tutto quello che gli italiani hanno costruito. Secondo te che cosa abbiamo messo di più italiano in questa società? In questa la società abbiamo messo il senso del più importante, la famiglia. La famiglia italiana è consacrata. È quello che io ho sempre conservato e ho sempre visto che è una cosa. E poi gli italiani quando fanno le cose non le fanno a metà, le fanno entier. Oh, là io ho detto mamma mia, stasera quando sono arrivato ho detto oh, wow, e veramente non ci manca da mangiare. Non so perché, forse quando è il tempo di guerra hanno mancato da mangiare, ma là quando si fa una festa italiana si mangia per 12 ore di fila. Si mangia a volte una volta per la settimana. Sì. Allora non poteva mancare l'argomento gastronomico con te. Suor Angèle sempre attiva in questo campo. Sì. Cosa stai preparando? Sono dietro a preparare in questo momento. Ho fatto un lancio di un libro che tutte le domande che mi fanno il pubblico ho voluto rispondere e ce ne ho 120. Allora questo libro è naturalmente in francese e si trova dappertutto nelle librerie, è uscito questa settimana al municipio, a Montreal. Allora questa volta è il pubblico che ti ha ispirato? Sì, è il pubblico, giustamente. Dopo tanti anni, ho detto tanti anni che mi chiedono perché questo, perché l'altro, e ho fatto le risposte. Ti sei collezionata le domande e adesso hai dato le risposte. Giusto, esatto. È una cosa un po' speciale, ma... Però io, quando ti ho fatto la domanda cosa gli italiani hanno messo di più in questa società, mi sarei aspettato da te la gastronomia. Ah no, mi hanno portato molto gli italiani, la freschezza delle cose. Hanno portato... I legumi non si mangiava, il frutta nemmeno. Hanno portato che qui c'è frutta fino che volete, i legumi e anche veramente, sì, la gastronomia semplice, ma sana. La gastronomia semplice, tu lo sai benissimo, è il successo della cucina italiana. A volte i nostri piatti sembrano molto complicati, in realtà sono ricchi, non complicati. Assolutamente, con molto gusto, perché quando io 70 anni fa la pasta non c'era, hanno portato tante cose gli italiani e i quebecchesi sono un poco italiani perché hanno, c'hanno latini. Allora quando vado in Italia tutti mi dicono devo ritornare in Italia perché in Italia si mangia bene e sono gentili, ci accogliono e quella è una bella cosa, essere accolti, quello è la cosa più importante. Ma una domanda fra me e te, com'è il menù qui? È il menù stasera? Ma hanno cominciato con gli omari, hanno fatto un vino con gli omari, ce n'era e tutto per tutti. Il resto. Non so, è impossibile di mangiare tutto. Poi io credevo che era il pranzo lì, no, solamente l'entrata. Era per gradire. Allora io ho detto, oh mamma mia, c'era un prosciutto veramente numero uno, c'era di frammento, di tutto. Suor Angèle, non posso non chiederti qualcosa sul video di questi giovani che hanno realizzato una specie di catena, no, nella memoria tra il passato, il presente e un po' di futuro. Sì, io ho trovato che sono bravissimi da aver fatto questo perché hanno pensato ai nonni e ai bisnonni. E la reazione che ho avuto è il console pure piangeva. Ero vicino al console e piangeva. Vuol dire che hanno cercato veramente le cose giuste. Le corde sensibili, come si dice. Giuste. Suor Angèle, si parla tanto di migrazione e gli italiani sono sicuramente uno fra i popoli che ha più provato questa esperienza. Tanto è vero che ci sono più italiani all'estero che in Italia. Sì, sì, quello è giusto. Cioè, io ho visto che da noi, dove sono andata io, eravamo 100 e là ce ne rimane 4.
no, l'Italia ha perso molto. Ma cosa ne pensi di quest'Italia di oggi? Oh, sono tutti in pensiero. Dicono che l'Italia è ridotta non nelle città turistiche, ma fuori. Non c'è troppo lavoro. È un pensiero difficile. Per i giovani, vedo i miei nipoti, trovano difficile. Sono professionali. Allora, come sono professionali, non vogliono andare a lavorare la terra e la terra è sola. Questo bisognerà pensarci. Manca un minutino ai saluti, io devo essere come il Big Ben, a un certo punto dice stop. In questo minutino ti chiedo cosa ne pensi invece della comunità italiana qui. Secondo te ha un bel futuro davanti? Beh, sicuro, questa bella gioventù ha il futuro sicuro, perché sono presenti, si tengono. Però c'è una congregazione, gli italiani sono assieme a me, sono miscolati, sono, io posso dire che siamo integrati. E allora è la parola giusta, perché assimilati invece ci vedrebbe perdenti, invece noi siamo ben integrati. Integrati. Grazie suor Angela, un bel saluto a tutti gli italiani. Uno dei tuoi. Sì, uno dei miei. Allora ti auguro buona fortuna. La bocca al lupo, ciao. E tutti a tavola come si deve, eh? Sicuramente. Grazie. Abbiamo adesso al nostro microfono e per i vostri schermi su Rete Montreal, in questa serata di gala della Casa d'Italia, il primo vicepresidente di BMO Banque de Montréal, il signor Mario Rigante. Benvenuto. Benvenuto, grazie. Allora, lei è il presidente di questo gala. Sì. Che lavoro è stato, Mario? Lungo, difficile o divertente? No, è stato un lavoro veramente divertente. Quando possiamo aiutare la nostra comunità a celebrare quelle che i nostri genitori, i nostri nonni hanno fatto per fare sviluppare la comunità italiana, è sempre divertente, sì, sempre un piacere. Da dove viene lei, Mario, di origine? I miei genitori vengono da Biscelli e Barri, regione della Puglia. Tutti e due? Tutte e due, sì, è la stessa città, Biceglie. Allora, le origini sono lì, anche se lei è nato qui, immagino, in Canada. Sì, io sono nato qui a Montreal, sì, però le origini sono molto fiero e anche sono delle zie che vengono da Biceglie anche, allora sì, sono molto fiero. Allora, vivere nella comunità italiana vuol dire avere una responsabilità. Una cultura che ci invidiano tutti, tutti quanti vorrebbero essere un pochettino italiani. Lei, che immagino ha diversi clienti italiani e non, la sente questa differenza nei clienti? Sì, io la sento, perché quando noi siamo molto caloroso, siamo accogliente, allora quando trattiamo gli altri così, gli altri così, gli clienti, le altre persone così, normalmente si, la persona in cui parliamo diventa anche così. Allora io mi piace dire che facciamo la contaminazione. La contaminazione, veramente si influenzano gli altri, anche che non sono italiani, a diventare un po' italiani, i quebecchesi per esempio. Sì, quebecchesi e anche altre anche altre culture. Allora, ma lei lavora in banca da sempre, Mario? Sì, io ho 22 anni che lavoro nelle banche, fa 13 anni che sono con BMO Banque de Montréal. Sono fiero di avere il posto che mi hanno dato, mi sento veramente onorato, è un privilegio, perché non ci sono molti italiani che hanno i posti di questo livello, allora io mi sento una responsabilità di fare il meglio che posso per aiutare a aprire le porte per gli altri. Di cosa si occupa nel suo lavoro? Io sono responsabile per tutte le succursali bancarie nel Quebec, tante del lato particolare e commerciale e anche
le planificatori financieri, allora quello che danno consigli per gli investimenti per tutto il Quebec. Quindi ho dovuto dare un po' di consigli anche qui per la Casa d'Italia. Mi farà piacere di dare tutte le consigli che posso dare per aiutare e contribuire alla Casa d'Italia per assicurare il futuro, perché trovo molto importante che la nostra cultura continua di essere vive, di vivere e di assicurare anche che i nostri giovani, l'altra generazione, avrà l'opportunità di impararsi di quelle che i nonni, i nostri genitori hanno fatto per l'opportunità che abbiamo qui oggi. Come vedete, è questo di cui c'è bisogno nella comunità italiana, di una continuità, di riuscire a mantenere il legame con le nostre radici. Lo diciamo spesso, ma non ci stancheremo mai. Signor Mario Rigante, grazie, buon lavoro e complimenti per la serata. Grazie a voi, grazie. Alla prossima. Come vedete, sulle note del rock and roll, noi chiudiamo il nostro percorso qui al Madison, dove si svolge il 78esimo gala della Casa d'Italia. Vi chiederete, ma chi c'è dietro nell'organizzazione? C'è anche e soprattutto Claudia Bragaglia, che è assistente all'amministrazione della Casa d'Italia. Ho detto tutto bene? Esatto, bravo Marco. Neanche un errore? Niente, perfetto. Allora, io penso che sia perfetta questa serata, dove veramente c'è di tutto: emozione, sentimento, memoria, buona gastronomia, proprio una serata italiana. Tipico, il banchetto della Casa d'Italia cerca sempre di dare il massimo delle emozioni, il massimo della tradizione, proprio per sentirci italiani a Montreal. Allora Claudia, tu sei arrivata come alla Casa d'Italia? Da quando lavori lì? Sono 8 anni ormai. Prima ancora del progetto di rinnovazione avevo questo interesse per la Casa d'Italia, mi chiedevo ma cos'è questo posto, infatti, e niente, poco a poco mi sono interessata, mi sono implicata e mi sento a casa. Ecco, non ti sei affatto pentita? Per niente proprio, sono 8 anni ormai, ogni giorno vado al lavoro contenta. Senti, ma come si lavora con un presidente come Angela Minicucci? Per dir la verità si lavora molto bene, perché Angela, a parte che è una presidente formidabile, la team, il consiglio di amministrazione è formidabile, però Angela ti dà la possibilità di crescere all'interno di questa organizzazione che è la Casa d'Italia. Ci dà la possibilità di fare oltre quello che una semplice, diciamo, segretaria potrebbe fare, e si vede infatti questa sera. Senti, volevo parlare un attimino di questo muro della memoria. Assolutamente, dunque è già dal mese di agosto che abbiamo inaugurato il muro della memoria e il muro delle generazioni. Praticamente si può comprare una targa e viene apposta sul muro della memoria. Una famiglia di migranti può scegliere con una foto o solo con dei nomi. Ci sono vari prezzi, però è un ricordo per sempre. La targa rimarrà per sempre. Un segno che resterà per sempre nella casa, che rappresenta veramente tutti gli italiani di Montreal. Che rappresenta gli italiani di Montreal, gli italiani anche che sono nati a Montreal, perché appunto abbiamo anche il muro delle generazioni. Per esempio, come me, che sono nata in Canada, ma di genitori italiani, mi voglio sentire appartenere a questo muro. Beh, sul muro delle generazioni tu ti puoi arrampicare tranquillamente. Assolutamente vero, hai ragione. Senti, bel successo questa serata. Credo proprio di sì, la gente è contenta, si festeggia bene. Chi continua a venire al banchetto della Casa d'Italia lo fa per affetto e per sentirsi parte integrante della Casa d'Italia. Quanto tempo prima comincia questo lavoro, Claudia? Ma questo è un lavoro che ogni anno, appena abbiamo finito il banchetto, si inizia il giorno dopo. Come infatti alla fine della serata annunceremo la data del prossimo banchetto dell'anno prossimo. Allora, prima di lasciarci, puoi dare anche tutte le coordinate della Casa d'Italia per chi volesse visitare il sito magari o chiamarvi? Assolutamente, dunque, per raggiungere la Casa d'Italia visitate il sito www.casaditalia.org. Volete chiamarci?
514 271 2524, e poi potete passare quando volete, siamo sempre aperti. Siamo al 505 Rue Jean Talon Est a Montréal. La casa d'Italia, dunque, casa nostra. Esatto. Grazie Claudia. Grazie a te. Ciao. Arrivederci. La notte è ancora lunga qui al Madison, dove si festeggiano i 78 anni della Casa d'Italia con il Gala edizione 2014. Un grazie a tutti i nostri invitati, dai più anziani, quelli con i capelli grigi, ai più giovani, quelli che invece vedono più lontano. Siamo contenti, fieri e orgogliosi di poter testimoniare un'Italia qui in Canada, in Quebec e a Montreal ancora viva e capace di non dimenticare. Auguri al progetto del Muro della Memoria, potrebbe essere un muro che sia più solido di quello che abbiamo costruito e che soprattutto ci porti più lontano per costruire qualcosa di grande, di italiano, di migliore. Seguiteci.